abbiamo anche diritto a una vita nuova, una vita piena di gioia. Ed è quello stato il disegno di tutta la vita del Beato Luigi Novarese, che oggi ricordiamo con tante belle presenze, a cominciare dai giovani del campo estivo nelle parrocchie di Tonengo, Mazzè e Villareggia, agli ospiti della Casa di Cura e della RSA e anche del Silenzioso Opera della Croce. È bello riunirsi per ascoltare la parola di Dio, e io vorrei fare dei piccoli flash su che cosa ha detto il Beato Luigi Novarese con la sua vita. Ha dato un insegnamento a incominciare da che era bambino. A 5 anni lui andava tutti i giorni a messa con la mamma, da lontano, non era vicina la chiesa dalla casa dove abitava il Beato Luigi, e desiderava fare la comunione, ma la mamma diceva: no, sei ancora piccolo, non hai fatto il catechismo. E lui con un sotterfugio è riuscito a fare la comunione. E quando la mamma se n'è accorta, l'ha preso per l'orecchio, l'ha portata dal parroco. Dice: ma guarda che cosa ha combinato il mio Luigino. E il parroco dice: ma certamente. E gli ha fatto delle domande sul catechismo. Allora poi alla fine dice la mamma Teresa, dice: ma questo ne sa più di lei, di catechismo, stia tranquilla. E questo mi sembra un esempio per tutti i giovani ragazzi, l'importanza dell'Eucarestia, l'importanza della Messa, che tante volte sembra un peso la domenica doverla occupare, e per quello ci stanno tante cose da fare. La Messa, ragazzi, ricordatelo, è importante per crescere e diventare uomini. Poi un secondo messaggio se lo manda il Beato Luigi Novarese quando a 15 anni si scopre ammalato, una malattia che portava inesorabilmente alla morte. Quando la mamma spendeva dei soldi per curarlo, non c'era allora la cura gratuita, i medici dicevano: signore, non perda tempo, questo è destinato a morire. Ma Monsignor Venere, Beato Luigi, aveva tanta fede nel Signore che lo lottava, e allora fece ebbe una grande idea. Scrisse a Beato Rinaldi, il secondo successore di Don Bosco: guardi, io sono un giovane come i suoi giovani di Valdocco, e sono in questa situazione, perché non fare una novena ai suoi ragazzi in modo che possa guarire, essere anch'io ragazzo in mezzo a loro? E il Beato rispose: unisciti alla nostra novena, e guarì miracolosamente. È guarito miracolosamente dopo tante sofferenze, veramente, che lui richiama il periodo del suo noviziato, perché è entrato a contatto col mondo della sofferenza, della malattia, era ingessato tutto il corpo, anni di veramente intenso dolore. Che cosa faccio adesso nella mia vita? Lui voleva diventare medico, ma un saggio sacerdote gli disse: guarda, tu se diventi medico curi i corpi, ma tu puoi curare l'anima. E quindi tutto il lavoro di Monsignor Novarese come sacerdote è stato di far comprendere al mondo medico, al mondo civile, a tutte le persone ammalate, che la cosa importante di ogni persona non è la patologia, non è la malattia, ma è la possibilità attraverso la malattia di scoprire il valore della propria vita di sofferente unita a quella di Cristo, il grande sofferente. Ecco la scelta. E tra di noi ci stanno parecchi giovani che, finite le scuole, devono scegliere. Scegliete sempre la parte in cui potete dare più servizio agli altri. In un mondo di egoismo, guardate agli altri, pensate agli altri. E Monsignor Novarese, quando era malato, pensando ai giovani, diceva: sono una grande risorsa, bisogna impiegarla bene, perché sono persone di grandi avvenire, di grandi progetti. Vivete questi progetti, lo dice anche il Papa Francesco, sognate, sognate in grande. E poi il messaggio di Monsignor Novarese a tutti quelli che sono segnati dalla sofferenza: non dobbiamo avere paura. La paura vera è quella di non essere in grazia di Dio, la paura vera è di non essere capaci di donare qualcosa anche nella nostra pena. Non dobbiamo avere paura di essere pesanti per gli altri. Ciascuno di noi, segnato dalla sofferenza, disse Giovanni Paolo II, è contrassegnato dall'amore.
dall'amore di Cristo, dall'amore che riceve dagli altri. Siamo persone che soffrono ma che aiutano gli altri. Direbbe San Paolo, poveri facciamo ricchi molti. Ecco, noi siamo ricchi, anche se siamo in RSA, anche se una malattia improvvisa ci porta a delle cure che non pensavamo, anche se siamo debilitati dalla malattia, noi siamo ricchi, possiamo fare veramente ricco il mondo. E il Signore ci invita proprio a questo. Io sono con voi, vi accompagno. E il sorriso del Beato Luigi di Varese ci accompagna e ci aiuti nel nostro cammino di santità. E in questo momento vorrei dire anche pregare in modo particolare per l'Arcivescovo Marco, per il problema che lui sta tanto a cuore della vocazione, e preghiamo anche per la pace, per la vera pace nel mondo. E grazie della vostra pazienza. Vi accompagni, vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Amen.